Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo ragazzi in questo video dove vi volevo dare un piccolo aggiornamento sull'aggiornamento che avverrà tra poco anche sul nostro server italiano, mentre oggi hanno aggiornato il server taiwanese. Quindi piccola delusione su quello che abbiamo detto ieri riguardo quello che doveva essere un rolling di materiali e cose strane, mentre invece è solamente un banalissimo ed inutilissimo riassunto, cioè inutilissimo, ok, ci dice tutte le risorse che noi abbiamo, né più né meno, non c'è nulla che possiamo fare per rollare un bel nulla praticamente. Ci dice soltanto quello che abbiamo, può essere un po' comodo magari per vedere le gemme blu, per avere un piccolo riassunto di quello che abbiamo, ma insomma nulla di che, tutte cose che potevamo comunque andare a vedere. Mentre sì, il nuovo eroe, ho visto anche un piccolissimo gameplay di questo eroe, vi lascio il link nella descrizione, davvero fortissimo, molto molto forte, questo qui War Rose, davvero fortissima, vi invito a andare a guardare il video appunto che vi lascio giù in descrizione. E poi ultima cosa che ho scoperto, che ho visto, non mi pare ci sia nient'altro, è questo, praticamente questa funzione che è qui nel magazzino, non so adesso come si chiama perché è in giapponese e in taiwanese, ma possiamo cambiare i temi, praticamente c'è il tema invernale, poi abbiamo un tema, non so, qui spettrale, diciamo, un po' strano, davvero figo, e poi questo che non so, quello che abbiamo attualmente è questo, non so come si prendono appunto questa specie di pergamene, non ho idea di come si sblocchino, perché vediamo un po' se facciamo così, ne servono 50, ma sinceramente non ho la più pallida idea. Vediamo se sono nel mercato, sono qui, possono averle messe, a quanto pare no, non sono neanche qua e quindi chissà. Poi vabbè, c'è anche l'ultimo portale e quello io ovviamente da questo account non posso vederlo. Ho dato uno sguardo e non mi pare ci sia nessun'altra novità, almeno di quelle che posso poter osservare con 4100 di potere, a parte queste del tema e il nuovo eroe e delusione su quello che doveva essere un rolling o uno scambio di materiali, mentre invece è solamente un riassunto generale di tutte le nostre risorse. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.